Ah, ma solo lui è arrivata. Ti strangolo. Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo incredibile video. Cosa recensiamo oggi? Quale incredibile fucile porterò alla vostra attenzione? Niente proprio di meno che poi tutta questa parte è inutile, tanto avete già letto il titolo. Il PDV Calibur 2 della Avalon. Soul Calibur. Excalibur. Caribou. In poche parole, un bellissimo fucile, ovviamente PDV, che fa rima con... Esattamente. Fucile piccolo, compatto, con un calcio estremamente interessante, con una colorazione altrettanto interessante, con delle features interne altrettanto interessanti. Ma ne parliamo dopo la sigla. Se avete notato che sono leggermente meno curato del solito, come se di solito fossi curato, è perché il baffo mi sta ricrescendo anche la barba e ho deciso di tenerli entrambi in questo fare un po' sgarrupato, perché noi, mentre guardate questo video, saremo alla Far Cry, un mega evento di Soft Air in cui si fa quello che si fa sostanzialmente in Far Cry, il videogioco, quindi... Prima di passare alla normale suddivisione del video in terni, interni, prova di tiro e conclusioni finali, vi parlo brevemente di questo cosino. Come potete vedere, questo è un PDV, che sta per Personal Defense Weapon, che sostanzialmente è perché ha il calcio abbattibile in questa maniera, quindi è super mega compattino. Una cosa interessante è che fa parte della serie Avalon di VFC, quindi ne abbiamo già parlato anche in passato, sono estremamente validi, hanno degli interni ben fatti e degli esterni altrettanto curati. E un'altra caratteristica che io adoro dei PDV è il fatto che molte volte hanno la canna, appunto, che non esce completamente dal riso, e quindi potete andare poi a montare un silenziatore che viene integrato direttamente all'interno del paramano. Cosa interessante è che sul modello originale c'è praticamente un porcofono, quindi un rumorofono, che esce leggermente dalla canna, quindi non è assolutamente all'interno del paramano, ma spunta un pochino fuori. Veramente ben fatto, ha un sacco di caratteristiche che adesso vedremo negli esterni. Visto che siamo partiti prima parlandone, partiamo dal calcio. Come potete vedere è completamente telescopico, può essere praticamente chiuso del tutto, se non per questa parte qui dove poi dovete andare a mettere la batteria, e dopo parleremo anche di quello. Un'altra cosa figa, oltre ad essere ovviamente simile PDV, è che ha scatto. Cosa vuol dire scatto? Come potete vedere, se lo appoggiate per sbaglio alla faccia di uno e premete il tasto, gli date un cazzotto in bocca. Ha tre posizioni, quindi così è aperto al massimo, così è medio e così è completamente chiuso. Una cosa molto figa è che ovviamente all'interno di questo vano qui possono essere poste, appunto, le batterie. Se riesco a rimuoverlo, sotto questo tappino infatti troviamo i cavi, guardate che belli i cavi, e in confezione c'è un altro tappino come questo, semplicemente un po' più lungo, che era uno dei problemi che ho sempre avuto con i PDV, ovvero che quando dovete andare a mettere le batterie, visto che non abbiamo un tubo del calcio come negli R15 o in qualunque tipo di M4 simile, M4, M16, M9A3, andare a mettere delle batterie soprattutto lunghe all'interno diventa molto macchinoso. In questo caso non c'è, perché c'è un tappino apposta. Le plastiche mi piacciono veramente tanto, il calcio, la parte che vi si appoggia perlomeno alla spalla, è in polimero rinforzato bello duro. Le plastiche di questa parte qua sono un pochino meno curate, ma sono comunque veramente ben fatte. A parte il tappo, che ovviamente è una cosa più accessoria, il resto è veramente ben fatto, non si muove niente, non ci sono giochi, anche e soprattutto perché con un calcio così non è sempre una garanzia, diciamo. Muovendoci più avanti cominciamo a trovare sul corpo principale del fucile tutto la serie di leve, levette, perni, tasti che sono ambidestri, perché il fucile è completamente ambidestro. Correggo, quasi completamente ambidestro, perché la chiusura otturatore non è ambidestra. Lo so, non è un 416 purtroppo. Partiamo dall'asta di armamento, troviamo ovviamente questo pratico sistemino qua, possiamo tirarla da sopra o sganciarla anche qui dal lato. Visto che l'abbiamo citata, ne approfitto per farvi vedere che è tutto funzionante, quindi l'otturatore rimane aperto, possiamo quindi poi andarlo a chiudere, e anche il dust cover può essere aperto in questa maniera. Se vogliamo andarlo a chiudere, ovviamente troviamo il tasto di rilascio dell'otturatore, che va quindi a chiudere il tutto. Non è duro, non troppo perlomeno, tipo l'MCX per me è un tasto che è troppo duro, in questo caso invece è abbastanza semplice da premere, lo trovate semplicemente. Ovviamente, come ho detto, il tasto di rilascio dell'otturatore non è ambidestro, ma è presente solamente sul lato sinistro del fucile, a differenza di tutte le altre cose, ovvero il selettore, che troviamo ovviamente sia sulla destra che sulla sinistra, il tasto di rilascio del caricatore, che troviamo qui, e ovviamente anche qui. In questo caso qua è proprio un bellissimo bottoncino, sembra che ci abbiano avvitato una vite sopra, che andate a premere e sgancia il caricatore. E da quest'altra parte qui, che mi piace addirittura di più, è invece questo tasto qua, anche se un pochino più difficile da, soprattutto se non siete sinistri.
sinistri, mi raccomando, non mancini. Un'altra cosa che mi è piaciuta molto è il fast trigger, che come potete vedere ha la forma di un piccolo fulmine, molto molto carino, e subito lì di fianco troviamo questa parte sempre in polimero giusto davanti al grilletto, che serve semplicemente ad appoggiarci il dito quando non lo dovete tenere all'interno, quindi quando siete in posizione di seconda sicura, come la chiamo io, ovvero quando il fucile è in singolo ma volete lasciare comunque il dito fuori, potete trovare un posto dove appoggiarlo. Questo è molto comodo perché evitate di andare ad appoggiare da altre parti e andare a premere dei tasti quando non volete. Anzi, questa cosa è particolarmente utile se vi state avvicinando a questo mondo e volete un fucile che sia abbastanza semplice da manovrare, dove le leve e i tasti sono posti bene, non tutti vicini, tutti scomodi, che va a finire che ci prendete conto con la mano. Impugnatura a pistola veramente ben fatta, si blocca giusto giusta sulla mano, mi piace anche l'inclinazione, perché io, l'ho già detto, preferisco quando sono inclinati così che ovviamente dritti. Vi si avvolge bene la mano intorno ed è molto comodo. Anche il pattern del grip è veramente ben fatto, molto puntelloso. Spendiamo due parole sulla colorazione, perlomeno di questa parte del fucile, in quanto, come vi ho già detto, il paramano è fatto con un'altra colorazione, ma è una cosa normale, lo fanno anche sulle armi vere. Non è Cerakot, sembra Cerakot, si comporta come un Cerakot, ma non è Cerakot, è simil Cerakot. Ben fatto, devo dire, perché comunque potete vedere che la qualità si nota. Se fosse stato Cerakot vero, sarebbe stato meglio, però ovviamente non si può avere tutto. Una cosa interessante, in modo tale da collegarci direttamente con il paramano, è che il rail superiore è rialzato come il 416, quindi è leggermente più alto rispetto ai fucili normali, come potete vedere. Questo dà una serie di vantaggi, soprattutto quando dobbiamo mettere accessori tipo mirini, sistemi di puntamento optoelettronici. Adorate quando dico sistemi di puntamento optoelettronici, ammettetelo. E tutta un'altra serie di cose. Ovviamente prosegue fino alla fine del paramano. Paramano ovviamente M-Lock, carino, devo dire, simil tipico del PDV, in realtà non è simil niente. E mi piacciono, se devo essere sincero, non sono un grandissimo fan di avere la canna che non esce completamente dal paramano, ma ripeto, mettendoci un silenziatore invece è lì che splende questo genere di fucile, quindi vi consiglio, se lo prendete, di metterci sicuramente un silenziatore. C'è già la gente che insulta nei commenti perché i silenziatori non servono a niente. Va bene, come detto, il paramano è bronzo, è sbronzo, e non è Cerakot, infatti potete vedere che c'è una differenza sostanziale tra paramano e corpo di fucile, castello superiore e castello inferiore, però comunque è piacevole, soprattutto perché è realistico. Anche questo ovviamente è tutto in metallo, come tutta questa parte del fucile, fate eccezione ovviamente per l'impugnatura, il calcio e la fine appunto del calcio. Ovviamente lo spegnifiamma è rimuovibile e sostituibile con un silenziatore, come vi ho già detto, o con un altro tipo di spegnifiamma meno arancione di questo. Ovviamente in confezione trovate il tromboncino non arancione fluo, come questo qui. Due parole veloci sul caricatore: è un QRS monofilare, anche se giusto sul fondo ha questo finto vano dove normalmente trovereste una rotella, non capisco perché c'è, però il resto carino, ricorda vagamente come design un X-Mag, però mi piace un pochino di più con queste forme pseudo geometrico da tetraedro ubriaco, carino sicuramente. Ci sono anche un pochino di loghini, come il Enos, ci sono anche un pochino di loghini, tra cui il calibro che dovrebbe utilizzare questo caricatore. Polimero, ovviamente, non ve l'ho detto prima, ma è in polimero, piacevole anche per l'estrazione. È molto comodo perché troviamo un facilitatore appunto per estrarlo, visto che ha questo angolino particolarino. Carino, piacevole, normalmente non mi sorprendono mai molto i caricatori che mettono in questo genere di fucili out of the box, in questo caso invece è apprezzato, veramente ben fatto. Per quanto riguarda invece i loghi del fucile, ce ne sono un paio, ve li faccio vedere. A me i loghi Avalon non fanno impazzire, se devo essere sincero, perlomeno il logo Avalon in sé, perché secondo me è un pochino troppo grosso, a mio parere, non lo so, non mi convince a pieno, però è un mio gusto personale, se devo essere ancora più sincero di quanto non lo sia. C'è scritto ovviamente dove è stato prodotto e basta sostanzialmente, cioè troviamo tutta questa bella parte qua con il loghino Avalon, qui dove c'è scritto dove è stato prodotto, perché è il simbolo M-Lock sul paramano. Questo è quanto. Non è sicuramente ricchissimo di loghi a differenza di altri fucili, però non è che se ne sente più di tanto la mancanza, perlomeno per come la penso io. Me ne ero dimenticato uno, in realtà giusto sull'asta d'armamento c'è scritto Crusader, che è molto carino, soprattutto perché riprende un po' quell'idea di fucili medievali, o perlomeno con un passato medievale, che creavano, in quanto sono dei cavalieri che usano fucili in armatura. Cavalieri in armatura che usano fucili. Non so, mi piace, è un concetto che mi gusta, più del loro logo sicuramente.
Prima di passare agli interni, come al solito vi do le dimensioni, il peso e le mie opinioni sul bilanciamento dell'arma. Partiamo dicendo che un vantaggio sostanziale di questo fucile è che pesa poco, infatti pesa solamente 2,35 kg. Questo dato dal fatto che, essendo un PDV, abbiamo ovviamente meno materiale che va a comporre il fucile, grazie anche al calcio che è stato alleggerito, ma soprattutto i materiali di cui è composto sono di ottima qualità. Infatti è tutto in alluminio aeronautico. Oggi mi impasto con alcune parole. Questo permette alla replica di essere estremamente resistente, ma allo stesso tempo leggera, come gli artigli di Wolverine. Chunk. Per quanto riguarda la lunghezza, è lungo solamente 580 mm col calcio completamente esteso, che è veramente piccolino come fucile, non è nemmeno troppo corto da giustificare una mancanza di precisione nelle lunghe distanze, visto che comunque la canna è abbastanza lunga, quindi è veramente nel top. Bene, direi che possiamo passare agli interni. C'è un bambino in vetrina che mi guarda. Per quanto riguarda gli interni, come al solito, non vi starò qua a fare e raccontare la rave e la fava. Trovate tutto linkato in descrizione per quelli di voi che sono un pochino più specifici e possono andare a controllare esattamente anche il brugolino che è stato utilizzato per fermare la determinata vitina. Non ho idea di quello che ho detto, perdonatemi se ho detto una... Quindi, parlando degli interni, cosa troviamo? Ovviamente un fucile della serie Avalon fatto da UFC, quindi centralina UFC, che si può poi andare a sostituire e adattare a un sacco di altri componenti di terze parti. Stessa cosa vale per Gearbox, che è quello standard dell'Avalon, ripeto, trovate tutto linkato in descrizione se volete saperne di più. La cosa molto interessante in realtà sta che questo fucile è stato prodotto in concomitanza, in collaborazione con Maple Leaf, quindi sia il gommino papa all'interno è ovviamente Maple Leaf e anche la canna è Maple Leaf. Quelli più attenti di voi si staranno facendo gli applausi da soli, perché una canna Maple Leaf da 6,02 è veramente molto precisa e non dover pagare per metterci sopra una canna di precisione è un'ottima cosa, è una di quelle cose che io quando devo comprare un fucile nuovo tendo a guardare, notare e prendere nota. Anche perché se volete andare ad aumentare la precisione del fucile ancora prima di andare a scasinare con gli interni, noi consigliamo di cambiare OPAP e la canna, e qui è già stato fatto. Per quanto riguarda le prestazioni, il ROF e il resto ve lo faremo vedere direttamente nella prova di tiro che arriva adesso. Bene, siamo nella nostra incredibile linea di tiro, ho già caricato gli 0,25 sul fucile, ovviamente OPAP a 0 e batteria 7,4. Non ho preso il tappino lungo perché mi stava sulle balle, comunque si chiude perfettamente col tappino lungo. Andiamo a sparare. Questo coso qua va levato. Proviamo la raffica. Non male. Bene, non penso sia mai stato più semplice indicarvi dove ho colpito la sagoma. Tutti all'interno della zona di 5 colpi, anche... Grazie. Anche quando ho sparato a raffica, e tra l'altro hanno un grouping che è fenomenale. E forse non avevo le tacche di mira, quindi mi sono basato proprio sull'istinto. E fatto sta che, sì, è morto, cioè si è scavato letteralmente un buco. È andato via. Prova nuovamente che questo fucile spara veramente bene. Avete visto anche la raffica. Ha un ROF eccellente, spara veramente bene e non è stato toccato. Piccola scena bonus che vi metto tra le transizioni. Io vorrei far vedere la quantità di pallini che ci sono qui. Cioè, è letteralmente... Bene, siamo arrivati quindi alle conclusioni finali. Cosa ne penso di questo fucile? Ve lo dico adesso. Partiamo dal presupposto che a me i PDV non fanno impazzire. Sono abbastanza neutro nei loro confronti. Ne riconosco i vantaggi, ne riconosco gli svantaggi e in generale non mi fanno né caldo né freddo. Questo in particolare però sarà per la colorazione, sarà per tutte quelle piccole chine che sono state inserite all'interno. Non mi dispiace per niente, anche dopo averci sparato trovo che questo fucile sia veramente ottimo, principalmente perché io adoro, e sul serio adoro, non so come spiegarlo in maniera diversa, i fucili che out of the box sono già funzionanti, funzionali, e ci si può giocare in campo senza dover per forza metterci le mani sopra. Per quelli che sono i miei standard, ovviamente, però visto che, senza raccontarcela, un fucile prestante è necessario se uno vuole giocare in maniera abbastanza buona, io consiglio soprattutto questo genere di fucili per iniziare, apposta perché sono perfetti out of the box, e questo è un fucile perfetto out of the box. Se poi prendiamo in considerazione le performance, non solo per quanto riguarda gli interni, ma anche per il feeling che vi dà in mano, per la capacità di essere bilanciato ma allo stesso tempo né troppo leggero né troppo sballottante, quindi con delle robe che fanno dei giochi, ma
essendo sostanzialmente perfetto a 360 gradi per essere un PDV, sono sinceramente molto colpito. Un'altra cosa che ho adorato è ovviamente la collab, il featuring che hanno fatto con Maple Leaf. Primo a farlo è stato ovviamente il buon Novrich, poi anche VFC ha capito che si poteva sfruttare la cosa e l'hanno sfruttata. Oh, se l'hanno sfruttata. Queste sono quel genere di cose che noi adoriamo, perché è unire l'utile al dilettevole e produrre qualcosa che è veramente ben fatto, come il mio video con Rico. Detto ciò, io non ho molto altro da dirvi, onde evitare di andare a ripetermi ulteriormente, quindi trovate tutto ovviamente linkato in descrizione, e sempre linkato in descrizione vi ricordo che ci sono i link Instagram, i link del negozio, ma soprattutto, non linkato in descrizione in realtà, la possibilità di iscrivervi al canale e attivare la campanellina. Vi saremmo molto grati se voleste farlo, perché ci aiutate a portare contenuti sempre nuovi, e se per caso vi scappasse anche un like, così non dispiacerebbe. Vi lascio linkato sotto anche il video delle granate, ci mancano credo 60 a questo punto like per fare un video dove saltiamo in aria con le granate, cioè me le metto addosso, ci facciamo esplodere. Siamo lì, per favore dateci una mano, così poi ve lo portiamo e possiamo tutti divertirci, anche perché se io non giro un video come lo scudo ogni anno non sono contento. Detto ciò, ho veramente finito, io vi ringrazio, vi ricordo che è sabato, quindi sempre sul Monopoly Software trovate 6 incredibili prodotti quasi in sottocosto. Divertitevi, io sono la Far Cry, quindi mi sto divertendo un sacco. Stay angry. Dobbiamo fare la miniatura, pazzo bastardo, allungami il fucile.